Dal feudo di Rampagallo. Sera. Ripresa la via, dopo una buona ora di sosta, ci rimettemmo per l'immensa campagna. Non più vigneti né olivi, ma di tratto in tratto ancora qualche campicello di fave, poi più nessuna coltura. Il sole ci pioveva addosso liquefatto, per la interminabile landa ondulata dove l'erba nasce e muore come nei cimiteri. E mai una vena d'acqua, mai un rigagnolo, mai all'orizzonte un profilo di villaggio. Ma che siamo nelle Pampas? sclamava Pagani, il quale da giovane fu in America. Quelle solitudini dove l'occhio non trovava confine, a larghe distanze, erano appena animate da qualche capanna di pastori o da branchi di cavalli sciolti. Nella loro selvaggia libertà. A vederci galopavano lontano, cacciati dallo spavento, e talvolta si arrestavano corvettando dall'allegrezza. Dopo mezzodì, sul margine del nostro sentiero, trovamo un vecchio pastore. Vestiva pelli di capra e la sua testa, fiera e quasi da selvaggio, era coperta da un enorme berretto di lana. Teneva le mani Appoggiate sulle spalle di un giovinetto che poteva avere 15 anni ed osservava muto il nostro passaggio. Quando arrivò a lui la mia compagnia, egli si rivolse al capitano, gridando con voce sicura: Principe Carini, reboldate la cabedale! e spinse il giovinetto in mezzo a noi. Poi si asciugò gli occhi. E volte le spalle si allontanò per quel deserto. Lontano, lontano all'orizzonte vedevamo una capanna, forse la sua. Che è principe il nostro capitano? chiesi al tenente bracco palermitano anche lui. No, un principe carini esiste, ma borbonico, che ci avvelenerebbe l'aria. Questo gran casone bieco è un antico feudo. Arrivammo che il sole andava sotto e ci ponemmo qui sul pendio, straioni sull'erba soffice e lussureggiante. Fui mandato ad attingere acqua. Su di un rialzo vicino al casone stavano in crocchio alcuni dei nostri capi. Mentre passavano uno di essi diceva Avete badato a quel deserto tutt'oggi? Si direbbe che siamo venuti per aiutare i siciliani a liberare la loro terra dall'ozio. Del nemico non si sente dir nulla. 13 maggio. Salemi da un balcone di convento in faccia alla gloria del sole. Stamane suonava la diana e Bisio, già in sella, veniva da chissà dove. Se invece di quella uniforme di fanteria, vestisse un costume del Cinquecento, ecco Giovanni delle bande nere. Nella notte sono arrivati a squadre molti insorti, armati di doppiette da caccia e di picche bizzarre. Parecchi vestono pelli di pecora sopra gli altri panni, tutti paiono gente risoluta e si sono messi con noi. Quando muovemmo dal campo di Rampagallo, eravamo aggranchiti per aver dormito là senza tende, senza coperte, come capitammo, con la gran guazza che viene giù queste notti. Ma ci liberammo dal freddo assai presto e dopo mezz'ora di marcia si desiderava già l'acqua. Passammo vicino a parecchie fonti, bevevamo con gli occhi, ma Bisio era sempre là inesorabile a fare da guardia e non ci lasciava nemmeno bagnare le labbra. Ha fatto bene. Uno dei nostri che riuscì a bere cade a mezzo della gran salita che mena quassù. Lo vidi dibattersi per dolori atroci fra gli amici addolorati. Un medico gli teneva il polso e tentennava il capo. Speriamo che non sia morto. Quella salita scomunicata ci ha fatto rompere il petto, ma pazienza. Arrivando fumo accolti da una folla d'uomini, di donne, di fanciulli strilloni. Quasi non si sentiva la banda che ci suonava il trionfo. Una donna, con un panno nero giù sulla faccia, mi stese la mano borbottando. Che cosa dissi io? Stai o morendo de fame, eccellenza. Che ci si canzona qui? Esclamai. E allora un signore diede alla donna un urtone e mi offerse da bere in un gran boccale di terra. Fui lì per daglierlo in faccia. Ma costai le labbra per creanza poi piantai lui per raggiungere quella donna. Non mi riuscì di trovarla, ma subito una giovane dagli occhi grandi, soavi e smunta, malata, mi porse un cedro con la destra e con la sinistra tesa mi disse: Signorino, un cencio di gonnella le dava a mezzo stinco e aveva i piedi ignudi. Le posi in mano due prubiche. Monetucce di qui che paiono farfalle. Essa le prese e corse via. La vedgo ancora con le gambe scarne battute dai brandelli della veste lurida e corta. Fuggire non so se lieta o vergognosa. Quando giunse il generale fu proprio un delirio. La banda si arrabbiava a suonare. Non si vedevano che braccia alzate e armi brandite. Chi giurava, chi si inginocchiava, chi benediceva. La piazza, le vie, i vicoli erano stipati. Ci volle del bello prima che gli facessero un po' di largo. Ed egli, paziente e lieto, salutava e aspettava sorridendo. C'è qui un ufficiale vestito dell'uniforme piemontese che mi pare tutto quello del caso di Novi. Farò di parlargli. E se è lui, mi scuserò di non avergli voluto dire quel che mi chiese. Dicono che sia disertore. Che si chiami De Amicis. Che sia di Novara. Ho fatto un giro per la città. L'hanno piantata quassù, che una casa si regge sull'altra. E tutte paiono incamminate per discendere giù da oggi a domani. Avessero pur voglia di sbarcare i saraceni. Salemi era al sicuro. Vasta, popolosa, sudicia, le sue vie somigliano a colatoi. Si pena a tenersi retti, si cerca un'osteria e si trova una tana. Ma i frati, oh, i frati li avevano belli i conventi. E questo dove la mia compagnia è anche netto. Essi se ne sono andati. Gli abitanti, non scortesi, sembrano impacciati se facciamo loro qualche domanda. Non sanno nulla, si stringono nelle spalle o rispondono a cenni, a smorfie, e chi capisce è bravo. Entrai stanco in una taverna, profonda quattro o cinque scalini dalla via. Vi era una brigata di amici che mangiavano allegramente i maccheroni in certe ciotole di legno che... eppure ne mangiai anch'io, e bevemmo e chiacchierammo e c'eravamo quasi dimenticati di essere qui a questi passi quando venne Bruzzesi delle guide il quale ci disse che un grosso corpo di napoletani è a poche miglia da noi meglio esclamò Gatti bisognerà vedere che c'era ci faranno Salemi 14 maggio Il generale ha percorsa la città a cavallo il popolo vede lui e piglia fuoco. Magia dell'aspetto o del nome, non si conosce che lui. Il generale ha assunto la dittatura in nome d'Italia e Vittorio Emanuele. Se ne parla e non tutti sono contenti, ma questo sarà il nostro grido. Alle cantonate si legge un proclama del dittatore. Egli si rivolge ai buoni preti di Sicilia. Un retore ha notato che Preti buoni sarebbe stato meglio detto. Le squadre arrivano da ogni parte: a cavallo, a piedi, a centinaia, una diavoleria. E hanno bande che suonano di un gusto. Ho veduto dei montanari armati fino ai denti con certe facce sgherre e certi occhi che paiono bocche di pistole. Tutta questa gente è condotta da gentiluomini ai quali ubbidisce devota. Piove di rotto. Del nemico notizie diverse o contraddittorie. Sono 4.000, no, diecimila, con cavalli e cannoni. Si fortificano sui tali monti. No, sui tali altri. Si avanzano, si ritirano rapidamente. Questa notte staremo ancora qui. E intanto finiranno di allestire i carri per la nostra artiglieria. Grazioso. Ieri l'altro, appena sbarcati, alcuni dei nostri occuparono il telegrafo. L'ufficiale, fuggendo, aveva lasciato lì un foglio sul quale era scritto Due vapori sardi sbarcano gente. Era un dispaccio mandato al comandante militare di Trapani. E da Trapani appunto, Quanti sono? Che cosa vogliono? Allora i nostri... Perdonate, mi sono ingannato. I In legni sbarcano zolfo. Da Trapani, secco secco. Imbecille! Poi un taglio dei nostri al filo telegrafico e silenzio. Salemi, 15 maggio, 5 ore ant. Ho spalancato le finestre di questa cella di Monaco e ho dato un'occhiata alla campagna, sonnacchiosa sotto i fumacchi che si levano dalle valli. Chissà che via piglieremo, e in quale dei punti cui arriva la mia vista saremo affrontati dai napoletani. Chissà perché via marciano a noi o in qual gola stanno ad attenderci. Margarita e Bozzani, lunghi distesi lì su di un tappeto verde, avuto non so da chi, dormono ancora. Racuglia, il buon vecchietto palermitano, che non parla mai, si allaccia alla calzatura, al lume della mia candela. Torna dall'esilio in nostra compagnia, come un popolano fuoriuscito dal Medioevo. Sergente Racuglia, che tempo avremo oggi? Bisogna vedere il generale in faccia. Ma sarà bello. Perché vedete là? Gatti si ravvia i capelli, sempre lindo e attillato lui. Lì, fuori dalla porta, due milanesi stavano ragionando dei fatti nostri, uno più dottore dell'altro. A dimostrare che sono seri assai da tutte le parti. Nemico numeroso, provveduto di tutto. Noi, armi pessime, munizioni poche, un quindici cartucce per ciascuno. Gli insorti peggio armati di noi. Ehi, tuonò un vociale dal corridoio: Che ci siete venuti per fare codesti conti? I due si tacquero. Suona la sveglia e Simonetta viene a dirci che si parte. Gran giovane Simonetta, non si cura di nulla per sé, non vive che per gli altri. Vi è una guardia da fare. Simonetta si offre. Un servizio faticoso. Eccolo pronto lui, gracile e gentile. Si distribuisce il pane e gli si presenta all'ultimo a pigliare il suo. Ha lasciato a Milano il padre vedovo e solo. Tra minuti si parte. Il nemico è davvero a nove miglia. Abbiamo riposato due giorni e due notti su questa altura, tra questa gente povera e rozza. Chissà dove dormiremo stasera. I carri per l'artiglieria sono fatti. La colubrina allunga la sua gola. Il corpo dei cannonieri è formato. Sono quasi tutti ingegneri. 15 maggio, 15 ore ant sui colli del pianto romano. Un pensiero a casa, poiché tutto è pronto. I nostri cannoni sono laggiù, piantati sulla strada consolare a sinistra. Eccolo là il nemico. La montagna rimpetto a noi ne è gremita. Saranno circa 5.000 uomini. Noi siamo scaglionati per compagnie. Il generale da quella punta osserva le mosse dei nemici. Fra le nostre posizioni e le loro è una pianura non vasta ed incolta. La bandiera sventola sul poggio più alto, in mezzo a noi. Il sottotenente che la porta mandò me dal generale e il generale mi mandò a lui, comandando: ditegli che si porti sul poggio più alto con la bandiera e che la faccia sventolare. Dio con qual voce me lo disse. Al colonnello Carini si è impennato il cavallo e gli è caduto. Non fa nulla, riaccolo in sella. Dinanzi vidi cadere anche il Lamasa, che si deve essere fatto male. Mi sentì come se avessi battuto del capo io stesso contro quelle pietre. I cacciatori napoletani discendono dalle alture. Che calma, che sicurezza nei loro movimenti. Fra poco, ma le loro trombe, che suoni lugubri. 16 maggio dal convento di San Vito sopra Calatafimi. Sarà bello se camperò a rileggere fra molti anni questi scorbi. Avessi avuto tempo da ieri mattina ne avrei fatto 100 pagine. Tutta Salemi era fuori a salutarci. Benedetti, benedetti! E quando da piede la discesa mi volsi a guardare in su, tesi le braccia alla città e a quella gente che avrei voluto stringere al petto tutta. Venivano giù le nostre compagnie di passo allegro e cantando. Garibaldi, ad una svolta della via, veduto dal basso, grandeggiava sul suo cavallo nel cielo, in un cielo di gloria, da cui pioveva una luce calda, che insieme al profumo della vallata ci inebriava. E con noi, giù dal monte, venivano le squadre dei siciliani, una processione che non vidi finire, perché la mia compagnia si inoltrò per la campagna bella, sempre più bella, sino al villaggio di Vita, dove ci incontrammo con le nostre guide che venivano indietro di mezzo trotto. Avevano scoperto il nemico. Non vi era che da salire il colle l'appresso e l'avremmo avuto in faccia. Intanto la gente di Vita fuggiva, fuggivano portando le masserizie, trascinando i vecchi e i fanciulli un pianto attraversammo il villaggio attristati e quella povera gente ci guardava ci faceva cenni di compassione ci diceva mischini dopo breve tratto sostammo e allora vidi la nostra bella bandiera portata al centro della settima quel centinaio e mezzo di giovani quasi tutti dell'università di Pavia fior di lombardi e di veneti la compagnia più numerosa e più bella. A Giuseppe Garibaldi, gli italiani residenti in Valparaiso, 1855. Lessi queste parole, trapuntate a caratteri grandi d'oro, su di un lato della bandiera. Sull'altro trionfava l'Italia, figurata in una donna augusta, che rotte le catene, sorgerita su di un trofeo. Cannoni, schioppi, tutto oro e argento. Io contemplavo la bandiera, pensando che in quelle terre lontane dove fu fatta tra quei patrioti donatori vive un fratello del padre mio, e intanto vedeva un gran correre di ufficiali e di guide. Poi comparve il generale, le trombe squillarono, lasciammo la strada consolare, ci mettemmo per i campi e su per la collina brulla una compagnia incalzando l'altra. Di lassù scoprimmo il nemico. Il colle in faccia sfolgorava tutto armi, pareva coperto di diecimila soldati. «Come? Calzoni rossi? I napoletani hanno già i francesi con loro!» esclamarono alcuni sdegnati, vedendo il rosso nelle file nemiche. Ma i siciliani, che udirono, li quietarono, Rispondendo che anche gli ufficiali napoletani portano calzoni rossi. Ci ponemmo a giacere ed erano quasi le undici. Mi parve che fossimo stati a guardarci coi reggi pochi minuti. Eppure la prima schioppettata non fu tratta che all'una e mezza, dopo mezzodì. I cacciatori napoletani, scesi lunghi lunghi giù per quelle filiere di fichi d'india, tirarono per primi. Garibaldi li aveva osservati a lungo da una balsa, con Tur, Tucori, Sirtori ed altri molti che gli stavano intorno. Io lo vidi malinconico e pensoso. Credo che a quel primo incontro sperasse sperasse in una ispirazione che ai napoletani non venne. Eppure la nostra bandiera sventolava lassù nella luce. Non rispondete, non rispondete al fuoco, gridavano i capitani. Ma le palle dei cacciatori passavano sopra di noi con un gnaulio così provocante che non si poteva star fermi. Si udì un colpo, un altro, un altro, poi fu suonata la diana, poi il passo di corsa. Era il trombetta del generale. Ci levammo, ci serrammo e ci precipitammo in un lampo al piano. L'accico persero di piombo. Piovevano le palle come grannuola e due cannoni dal monte già tutto fumo. Cominciarono a tirarci addosso furiosamente. La pianura fu presto attraversata, la prima linea di nemici rotta, ma alle falde del colle chi guardava in su? La vidi Garibaldi a piedi con la spada inguinata sulla spalla destra, andare innanzi lento e tenendo d'occhio tutta l'azione. Cadevano intorno a lui i nostri. E più quelli che indossavano camicia rossa, Bisio corse di galoppo a fargli riparo col suo cavallo e tirandoselo indietro alla groppa gli gridava: Generale, così volete morire? Come potrei morire meglio che per il mio paese? rispose il generale e scioltosi dalla mano di Bisio tirò innanzi severo. Bisio lo seguì rispettoso, goro da Monte Benichi, e Ferruccio a Gavinana, pensai tra me. Rallegrandomi del ricordo, ma subito mi tremò il cuore, credetti di indovinare che al generale paresse impossibile di vincere e cercasse di morire.